zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, un saluto da mio padre che è un piddino e vi ascolta sempre. Dai, saluta Cruciani e Parenzo, pa. Non ti interessa niente, che lo smetti di fare lo scemo. Salutali. Che lo smetti Salutali. Di fare lo scemo, non ti interessa niente. Salutali. Spegni quel telefono. È incazzato perché è del PD. Cruciani, voglio diventare un eroe in Senegal. Voglio diventare un eroe tra i paesi musulmani, un eroe in Nigeria, voglio essere amato a Napoli come Maradona, a Palermo, in Sicilia, tra i Rom, voglio essere un imperatore, voglio essere l'eroe e quindi aspetto con ansia questo governo che farà quella legge per la legittima difesa. Allora sì che ti inviterò a casa mia e appena entri ti sparo in fronte. Ecco, questo è il mio sogno, diventerò eroe di tutti questi popoli. E comunque Crucià, se qualcuno entra dentro casa mia io che ammazzo la baseball lo massacro, lo faccio a pezzi, lo metto dentro un sacco e lo butto a fiume. Mica che a me guardi. Parenzo, portateli a casa tua i migranti, Parenzo! Vai Salvini, ruspa, ruspa per tutti! Parenzo bigotto! Ora che siamo al governo, vai tranquillo, per ora tutto tranquillo, tutto calmo. Ora appena andiamo a parlare con la Germania, con l'Europa, ci diciamo quanto vuoi Europa, 250.000 euro, affunciate il nostro pennolone, o incendiamo pistola a nudo, cancellate il debito, questo faremo Parenzo, se all'Europa va bene, cancella il debito, altrimenti facciamo fallire euro, Europa, e vanno a fare in culo tutti, ognuno torna con la sua moneta, l'hai capito Parenzo, è l'inizio del piano B, l'inizio del piano B, vai Savona vai, vai Savona! Vogliamo dire al ministro dell'interno che la pacchia è finita per lui, non è finita per noi. Perché risponderemo, noi risponderemo, la pacchia per noi non esiste, perché qui ci sono lavoratori, braccianti. Ci sarà casino questa volta, non sarà nulla di pacifico questa volta, sarà una guerra totale in questo paese. Tutto cambia! Ed eccoci qui al secondo giorno di governo della nuova Italia, caro David! Devo dire la verità che il nuovo ministro degli interni Salvini in soli due giorni è riuscito a dichiarare guerra alla Tunisia, diciamo, no? Sì, c'è un hanno piccolo già richiamato l'ambasciatore italiano. Bene, avanti così, incidente sì. Diplomatico con la Tunisia in soli due giorni, benissimo. Ha litigato a morte con Saviano, addirittura minacciando querele, eccetera, sentiremo tutto. E poi è riuscito a fare incazzare sindaci, sindacalisti di colore, eccetera, eccetera. No, ma la cosa più grave, questo mi piace, la cosa più grave è non aver detto nulla né lui né Di Maio né Conte sull'immigrato regolare ucciso a Gioia Tauro che stava difendendo i braccianti sfruttati. Ma che ne sappiamo? Chi è stato? È stato ucciso. Chi ne sappiamo chi è stato? Va bene, d'accordo, per carità. È gravissimo. Siccome sono tutti pronti a dichiarare su qualunque cosa accada e non gli manca la favela, nessuno allora? Dei signori protagonisti. Assolutamente no, tutt'altro. Fanno dirette Facebook, annunciano qualsiasi cosa, tutti aerei, tranne Conte. Ma Conte, ti rendi conto? Ma Conte tutti no, tranne Conte. Ma cos'è Conte? Non esiste. Ma no. Come non esiste, Grillo?